Si è concluso con due vittorie di Mattia Drudi e una di Alessio Rovera, il sesto e penultimo round della Carrera Cup Italia, disputato all'autodromo di Imola, ma il monomarca Porsche è ormai nelle mani del francese Comme Ledogar. Il portacolori dello Tsunami RT, infatti, con il secondo posto nella gara Endurance, ha portato a 39 i punti di vantaggio su Rovera ed ora è ad un passo dalla conquista del titolo 2016. Il weekend agonistico era cominciato nel migliore dei modi per Drudi, salito sul gradino più alto del podio nelle due gare del sabato. Nella prima, il pilota del Dynamic Motorsport non ha avuto problemi a regolare Ledogar sul traguardo, al termine di una gara condotta sempre in testa, mentre sul terzo gradino del podio è salito Daniele Di Amato, bravo a scavalcare Liberati al quinto giro alla variante alta. È stata una gara, diciamo, relativamente facile perché sono partito molto bene, la macchina era molto a posto, ho provato a spingere fino alla fine per provare l'assetto per la gara da 45 minuti e la macchina si è comportata molto bene. All'inizio la partenza non è stata proprio buonissima, Edoardo Liberati è stato più bravo a partire, poi alla fine lui ha fatto un errore e io lo sono riuscito facilmente a passare. Da lì poi ho mantenuto la posizione, lui comunque Edoardo spingeva e gli altri due, Com e Mattia, avevano un ottimo passo irraggiungibile, però ci voleva prendere un po' di punti, quindi sono contento, ora vediamo gara 2. Anche gara 2 è stata dominata da Mattia Drudi, ma in questo caso il pilota riminese ha preceduto Di Amato e Rovera. La gara è stata caratterizzata dal drive-thru inflitto a Ledogar al nono giro per partenza anticipata, che lo ha fatto retrocedere dalla prima alla settima posizione, ma la sua rimonta non lo ha portato oltre il sesto posto finale, alle spalle di Iaquinta e Fulgenzi. E ho spinto durante tutta la gara perché Daniele era molto veloce, non ha mai sbagliato, era sempre lì a tentare di raggiungermi, però anche oggi la macchina si è comportata molto bene. C'è qualcosina da migliorare all'inizio gara perché ho fatto un po' più di fatica oggi pomeriggio, però no, sono molto soddisfatto, per il campionato è ottimo e domani sarà dura perché 15 secondi di penalità per la vittoria di Vallelunga, ma daremo il massimo. Gara 3 è stata una delle più belle gare di tutta la storia del monomarca Porsche, con continui duelli e sorpassi che si sono susseguiti per tutti i 25 giri. Alla fine ha prevalso Rovera, alla sua prima vittoria stagionale dopo che al comando della gara si sono alternati diversi piloti, tra cui Ledogar, scattato subito in testa. Alle sue spalle si accendeva la bagarre che ha visto fuori al sesto giro Iaquinta ed un incolpevole Di Amato, mentre Rovera al tredicesimo giro prendeva il comando al rientro in pista dopo la sosta ai box davanti a Fulgenzi. Lo Iesino, scatenato, lo scavalcava poco dopo, seguito da Ledogar. I due davano inizio ad un acceso duello che si concludeva alla rivazza, con il ritiro di Fulgenzi dopo un leggero contatto del francese. Ad approfittarne era proprio Rovera, che saliva al comando davanti a Ledogar e Liberati, e sotto la bandiera a scacchi il pilota dell'EB Motors andava a vincere per appena 82 millesimi nei confronti di Ledogar. A rimanere fuori dai giochi invece era Mattia Drudi, che al 17° giro era costretto al ritiro per la rottura di un semiasse, mentre nella Michelin Cup si imponeva Stefano Zanini dopo le due vittorie di Alex De Giacomi nelle gare del sabato, sempre più leader della classifica generale. Sì, una bella vittoria, gara veramente faticosissima, dall'inizio alla fine la pista continuava a cambiare condizioni, quindi è stato veramente difficile, ma sono contentissimo perché questa vittoria si è fatta davvero desiderare e sono veramente felicissimo, ringrazio tutti i miei sponsor, la squadra, la mia famiglia, mi hanno fatto un gran lavoro. Sì, vero, vediamo dopo la gara che dice la direzione di gara, perché con Fulgenzi è sempre un problema, lui è molto pericoloso, lo so che faccio un sport che è pericoloso, ma non voglio che qualcun altro mi fa male così, perché questo era antisportivo tanto, anche quando sono passato lui mi ha fatto il contatto. Non è così per me la gara, ma ho fatto un buon lavoro con tutta la squadra e sono molto felice.